Eccoci qua ancora una volta su NBA 2K15. Sì, non sbaglio sempre il numero. Allora, questo video è principalmente di test di un programma che ho scaricato per vedere se funziona. Spero comunque il video vi piaccia, mi stanno massacrando al momento. Vi spiego le squadre. Io ho sempre il buon vecchio fedele DeRozan, se non continua a farmi cazzate del genere. E sempre il buon vecchio Dwayne Wade di Miami, che sono dei giocatori molto molto buoni, anzi i miei preferiti in assoluto ovviamente. E sono contro Kawhi Leonard, che è una belva allucinante, lo ammetto. È di San Antonio, il che vuol dire che tra, ecco, bello pulsante qui mi ha attivato. Allora, stavo dicendo che è di San Antonio, ed essendo io tifoso di Miami, diciamo che Miami e San Antonio non hanno un buon sangue che scorre nelle loro vene. E con questa schiacciata in faccia la partita si può ancora riprendere. Comunque, per chi non seguisse l'NBA, è semplicemente perché per 2 anni di fila sono andati a po'. Senti, DeRozan, ora te o torni a farmi qualche cosa di decente, o io ti caccio dal campetto di casa mia. Vai, buttala. Non ci credo, DeRozan da 3. Oh mio Dio. Comunque, stavo dicendo che San Antonio e Miami, parlando di storia dell'NBA, così a random per aprire un piccolo momento culturale. Boom. Ecco come rovinare momenti culturali a suon di schiaccioni in faccia. Allora, stavo dicendo, Miami e San Antonio, insomma, sono stati per 2 anni di fila alle finals dell'NBA. Un anno ha vinto Miami e l'anno dopo invece alla fine ha vinto San Antonio. In cui però giocava uno dei paesani in NBA, ovvero Marco Bellinelli. Se stai guardando il video, cosa molto improbabile, ti saluto perché ti stimo. Ah, nota culturale. Marco Bellinelli è anche veramente l'unico giocatore italiano ad aver vinto un titolo NBA e ad aver vinto la gara dei tiri da 3 all'All-Star Game. Effettivamente ormai è da un po' che non è successa sta cosa. Cioè, no, forse dico. A dire la verità, fino a 2 anni fa era lui. Poi l'anno scorso ha vinto Stephen Curry, che ha fatto anche il record sui canestri da 3, mi pare, se non ricordo male. Stephen Curry è una cosa allucinante. Stoppone a Dwight Howard. Ah sì, che di cui non stavo parlando. Però avete già visto in altri video gameplay precedenti contro di sé. Comunque, stavo dicendo che Marco Bellinelli, appunto, è l'unico giocatore italiano ad aver vinto un titolo NBA e la gara dei canestri da 3 punti. Da 3 punti, fine. Quindi, spero vi sia piaciuto il momento culturale. Ma che cazzo. No, allora senti, DeRozan, stiamo giocando a basket, non è pallamano, ok? Ora io ho tutto il bene che ti voglio, ma sì, purtroppo, parlando invece di robe tecniche, non di momenti culturali della storia dell'NBA, NBA 2K15, sì, dovrebbe essere 15 perché spero sia. Sì, è 15, è 15, è 15. Dicevo che questa cosa dei movimenti spesso molto meccanici e cose così, appunto, c'erano dei problemi, come ad esempio quando non arrivano a fare le schiacciate che la buttano via o che ti danno i fuori a cazzo, cioè. Problemi che invece sono stati risolti, diciamo, risolti con il nuovo NBA. Dico, diciamo, risolti semplicemente per il fatto che qua erano spesso molto troppo meccanici, mentre invece sull'ultimo NBA 2K sono troppo fluidi. Cioè, mi vado a spiegare, spesso capita che anche in passaggi facili ti viene intercettata la palla, mentre spesso in NBA questo qui non capitava questa cosa, o almeno non più di tanto. Anzi, cioè, a volte riesci a fare del bene dei passaggi in mezzo a quattro difensori, ste cose così. Quindi, a me sinceramente piace un botto come gioco perché adoro il basket, quindi per me
può anche fare pena, ma in fondo va più che bene. Poi mi ispira anche questa modalità particolare del campettino. Ultimamente devo ammettere ci sto giocando un po' di più, perché io solitamente non ci ho mai giocato. DeRozan 2 su 2 da 3 non l'ho mai visto in vita mia. Però devo ammettere che in fondo è carina come cosa, perché hai il tuo tempo, cioè non senti la pressione della partita vera e propria. Diciamo che senti, Dwight Howard, te non mi puoi stoppare DeRozan così, va bene? Ah. Ok, ho detto la parte tecnica, ho fatto un paio di momenti culturali. Sapete che ora che ci penso, mi sa che qui con la modalità dei campetti, come la chiamo io, cioè uno potrebbe anche scegliere i giocatori quelli vecchi, se non ricordo male. Quindi vi andrebbe di vedere tipo una partita tra colossi, uno contro uno, LeBron James contro Michael Jordan, tipo. Così, pur parlé. Se c'è, mi andrebbe molto di fare un gameplay, quindi se siete sulla pagina Facebook dove farò il post, ditemi se è una buona idea o se non avete voglia di cercare la pagina Facebook, insomma, ditemelo nei commenti. Mi farebbe molto piacere, sinceramente, che palle sti stupponi. Ah, senti, dai, buttala da tre così sei contento. Ah, scrauso, scrauso, scrauso. Comunque, stavo dicendo, ditemi nei commenti se vi è piaciuto il video, ovviamente. E lasciatemi anche qualche like o iscrivetevi per insomma darmi sostegno. E poi ditemi se vi ispira l'idea della partita tra colossi, ad esempio LeBron James contro Michael Jordan. A me ispira se si riesce, non ci ho pensato sinceramente. Avevo fatto tempo fa con quello ancora più vecchio di NBA, i Miami Heat del 2012 contro i Chicago Bulls del 95-96, mi hanno massacrato brutalmente in una maniera che non vi immaginate. Ah, sempre dei gameplay qui con NBA 2K15. Ma perché lo sto facendo tirare così tanto da 3? Comunque, stavo dicendo, con i gameplay NBA 2K15 presto ci dovrebbe essere un altro video gameplay, cioè se riesco a fare boom, questa è la vendetta per la stoppata di prima, guarda che palle, è un armadio nero sto tizio, mi sto iniziando a odiare. Oh madonna, quasi vincono questi. Comunque, tornando a noi, stavo dicendo che dovrei fare un video gameplay in compagnia di un mio amico con cui facevo basket e con cui mi fa ancora piacere giocare tuttora, anche se non sono più in una squadra ufficiale. Di conseguenza, la posta in gioco è altissima. Friend Channel, sì, Channel Challenge. Suona bene. Anche se, boh. Oh, ok, hai provato a farmi lo schiaccione in tapine, troietta. No, 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 no. Spero comunque la, diciamo, non serie, però i video gameplay così con NBA 2K vi stiano piacendo. Perché io sinceramente mi sto divertendo. Mi sono divertito a fare le partite con Semi, anche se non erano molto impegnative, però vabbè, poverina, non ci aveva mai giocato, quindi non è colpa sua. Oh, cosa gli fa? Signori, la partita sta per giungere al termine. Attenzione, quanto è combattuta, quanto è combattuta, quanto è combattuta. Oh mio Dio. Qua i falli non esistono, qui siamo in mezzo alla strada. Vai. Boom! Signori, vittoria contro Dwight Howard e Kyle Irving. A me è piaciuta come partita, spero sia piaciuta anche a voi. Ripeto, se non è sto granché questo video è perché è tanto una prova più che altro. Vi lascio con le statistiche. Buona giornata a tutti. Iscrivetevi, cercate la pagina Facebook, commentate, insomma, datemi sostegno. Spero il video vi sia piaciuto, alla prossima. Da tutto, eh sì, è tutto per te.